Ciao. Adesso esattamente ho aperto Amazon e stavo guardando a che... mi doveva arrivare. E praticamente ho fatto così contro la finestra, ho visto il corriere di GLS che passava e ho detto ma c'è il corriere. Infatti poi ha fatto retromarcia ed è arrivato di davanti. E oggi mi è arrivato questo fantastico coso qui. Mi hanno spoilerato tutto. Non è più bello. Perché io ve l'ho spoilerata voi? È un gioco per il cane. Dovrebbe essere bellino, dovrebbe essere tipo un ciuccino, una roba del genere. E me l'hanno mandato rosa! Il cane morde da qui, tu tieni da qui, così non ti saliva tutto. Ma è dritta la maglia? Sì, vabbè. Allo salve! Ho appena cancellato il video che ho fatto adesso riguardo a questa pompa che mi è arrivata adesso, quindi purtroppo l'unboxing. Sì, ma mo la stacco perché fa casino. E non l'avete visto perché l'ho fatto, ma l'ho cancellato adesso. Stavo scendendo le scale, siccome ho fatto due video. Uno iniziale dove ho sbagliato, quindi l'ho cancellato. Non l'ho cancellato e pensavo fosse quello e io l'ho cancellato. Detto questo, rifaccio velocemente l'unboxing di quest'altra cosa che è nato mio babbo, che per me è mia mamma. E è un orologio da parete. Ho sbagliato. Cos'è, direte voi? Ecco, come potete vedere in questa bellissima illustrazione, non si vede niente. Comunque i numeri dovevano essere argento. E ho detto, perché sono neri e di qua sono bianchi? Perché questo è il biadesivo. E poi in fondo alla confezione in Cappadocia c'erano questi che sono le coperture a specchio che vanno sopra i numeri, quindi qui questo è il macchinaggio. Adesso devo rimettere a posto tutto e missione completa. Allora, sono arrivata a casa da scuola, ho guardato nella buchetta e c'era questo. Gonfialo che ci puoi giocare. Ah, no! È il mais pop-up, il mais galleggiante. Adesso facciamo la prova. Sì! Come potete vedere, quello è. E galleggia. Ciao! No, non può. Questo è quello dell'acquario, no, è quello di Amazon. Ah, sì, vedi, dai. Allora, tutto ciò è ciò che c'è all'interno. Perché li saldano tutti? Che va questo, va tipo, giù quanto ti pare. Questo lo avviti, non... Ho fatto questo. Allora andiamo piano perché sennò... No, vabbè raga, sono già arrivati i crank. No, ma quanto fighi sono. Sto sclerando, vabbè. Mani e cannavacci, bellini perché praticamente hanno questo taglietto bellissimo qui. Che praticamente... Vedete? Madonna! In questi cosi... Questo sta attaccato al muro. Tu gli evichi dentro a robo così e questo ta viene su. Hai capito? Cioè, vedete? Poi quando ti serve, arrivi così e viene via. Poi quando è, gli evichi dentro con dito e rimane così. Capito? Questa cosa qua si fa con gli asciugamani. Allora, a me dovrebbero essere arrivati di tutti i colori, spero. Ne avevo ordinato una cosa come 12. Non riescono ad aprirle, ma no. Ma che cazzo? Capito. È uno sguccio avocado. Sì, che oggi è il terzo. Allora... forse ho capito anche perché arrivano in così tanto tempo, perché secondo me i furgoni che ritirano la roba si bloccano in queste autostrade a 50 corsie, quindi allora questi qui dovrebbero essere degli ondulanti da pesca. Qui ho spaccato qualcosa perché ho sentito un bruttissimo
nel video precedente che ho sbagliato, ma vabbè. E queste credo siano degli prank, ma non lo so. Allora, i migliori contenuti. Speravo fosse una cover, ma probabilmente non c'è. Mi hanno dato una camola finta in omaggio. Grazie tipo cinese, ti voglio bene. E questi sono gli ondulanti che mi sono arrivati. Sono molto pucciosi, dovrebbero pesare abbastanza, quindi si dovrebbero lanciare bene. E poi mi ispirano un sacco questi cosi qui, cioè i piumini. Ci sono così, 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 che poi l'altro qua in alto è già mezzo scolorito, come potete vedere, quindi questa è la prima volta che mi cade o tocca un sasso, è finito, ma vabbè, dettagli. E così. Passiamo al prossimo, tipi cinesi. Speriamo che continui così per tutta questa settimana, che mi arrivi un pacco al giorno, così finalmente finiscono. Sì, questi sono gli altri ondulanti. Il tipo cinese non mi ha messo niente. È cattivo. Vabbè, comunque sono questi e niente, sono belli. Questo qua ce l'avevo già, fra l'altro doppio, quindi ne ho tre. Non me ne farò niente. Sicuramente io adesso li vendo. Poi vedo che con questo inizio a prenderci il mondo e probabilmente lo perdo e non ne ho più. E in negozio costano tipo 5 euro l'uno e io li ho pagati 1,20 euro l'uno. Ma, ok? No, 2, scusa. Allora, qui abbiamo questo, che è molto bello e strano, questo, che ho una cosa già simile, però non di questa forma, questo. Adesso passiamo all'ultimo pacco, che sia la cover, ma scopri... Sì! Questa è la plastica, proprio quella cancerogena. Vabbè, allora sembra fatto bene, dai, non sembra proprio una taroccata. L'unica cosa è sperare che nuotino bene. Il secondo è quello più, mi sembra, tarocco di tutti, però mi ispirava la colorazione, cioè è opaco e non lucido, e secondo me va di più, non so perché, ma di questa colorazione qui io ho comprato anche un ondulante che mi dovrà arrivare, ma arrivare perché ho comprato 2 giorni fa. Della stessa identica colorazione, arancione, giallo, verde, con le striature così argentate. E in più ce l'ho degli stessi colori senza le striature argentate, con i brillantini e se no anche squamato. E come lo vedete voi sembra tutto sbrilluccicoso, no? E che qua sotto sia viola. Mentre... è trasparente e non so se è meglio o se è peggio, e anche i colori sono abbastanza in trasparenza, però comunque è quello che mi piace comunque sempre di più. Però adesso direi che il più bello è questo, poi questo, poi vabbè. Quindi niente, ci vediamo alla prossima, speriamo che continui così per tutte le altre settimane finché non mi arrivano gli altri 10, 20, 15 pacchi più o meno, perché ne ho ordinati anche 2-3 sti giorni, quindi le prossime le vedete qua a dicembre, ma farò un altro unboxing perché sennò veramente viene troppo lungo. Ciao!